Ciao a tutti, sono Carolina e oggi metterò le mani per la prima volta su Far Cry New Dawn. Questo perché a me Far Cry 5, cioè il precedente, è piaciuto un sacco. Quindi non vedo l'ora di esplorare anche questo nuovo gioco. Spero sia più o meno simile all'altro, mantenendo certe cose che sono state veramente fatte in modo ottimo. E anche cose nuove, da quanto ho visto almeno dalle foto su internet, che è una zona molto molto più colorata. Quindi godiamoci questo nuovo gioco. Allora, scegliamo una femmina. Allora, questa è la terza guerra mondiale a quanto pare, la seconda del Far Cry Mi 5. chiamo Carmina Rai. E dopo Sono appunto nata questa bomba atomica, esplosioni insomma che sono state, in cui il mondo è finito. Penso parte il sud, mondo si sono si formate rifarà. nuove vite sottoterra. In superficie c'era soltanto cenere e gelo e morte. Pensavamo che l'inverno non sarebbe finito, tuttavia la vita è ricominciata. E va bene, questa parte magari possiamo saltarla un Avevo attimo. 6 anni la prima volta che ho visto il sole. Eccolo qua. Tutto rosa. Dove sono? Chi sei? Capo! Capo, stai bene? Sono capo, va bene. Cristo! Perfetto. Vengono qui! Alzati, capo! Alzati, presto! Dove siamo? Cosa è Sono i successo? guerrieri della strada! Ci uccideranno! Ecco, cominciamo Alzati, bene. capo, alzati! Alzati! Dai! Cazzo, Barnes, se strilli così ci farai ammazzare tutti. Rush, sei vivo! Aiutami! No, non c'è tempo! Ciao, Dobbiamo amico. andare! Barnes, non abbandoneremo qui, capo! Grazie, ma come siete carini. Lo maschi che sono Arriveranno la femmina. presto. Oh. Dobbiamo restare uniti. Hai capito? Capo? I suoi ordini. Tocca a te. Dobbiamo armarci, raggiungere i nostri e trovare un modo per andarcene. Più facile a Dai. dirsi che a farsi. Un Qual è la passo mia alla arma? volta, Un Barnes. coltello? Va avanti, ti seguiamo. Bene. Non ho armi, quindi? No, niente. Un pugno. Bello. Oddio, credevo di essere morto. Allora, Abbiamo ah, un si è vagone spaccato il aereo treno e noi dobbiamo scappare, a quanto pare. Allora, io scappo. Oh! Io scappo direttamente. Vediamo cosa c'è qua. C'è qualcosa da prendere? Non c'è tempo per leggere. Prendiamo qualsiasi cosa che troviamo. Allora vediamo. Sembra un po' tipo stile Tomb Raider ora qua. Arriva una trasferta di cambio. Niente, sto cercando di scappare. Nella Oh, mezza. sono Dobbiamo amici. andare avanti. Oh no. No. Scappa! Dobbiamo salvarli. Prima troviamo tutti. Vai, vai, Meglio è. cammina! Ci sono i guerrieri della strada ovunque. Oh, il nemico. Dobbiamo Ciao. assolutamente andarcene. Restiamo fermi. Non tocchiamo Ah. nulla. Devono essercene altri. Cosa ho fatto? Il vagone con le armi. Non ho voluto farlo. L'ho fatto da solo. Perfetto. Au, ouch, ouch, ouch. Chi è? Va bene, ho la sabella. Anch'io ce l'ho la sabella negli occhi, guarda, non ti immagini neanche quanto. Andiamo al fiume. Au! Chi è? Non vedo niente. C'è lui la sabella, anche io. Va bene. Occhio, Barnes! Via le dita dai grilletti. Sentiamo che parla. Quella. Ecco quelle che ho visto nelle foto su Instagram. Ciao!
Buon Natale di sto cazzo a tutti, gente. Merry Christmas. Tutto stradale ha portato un treno carico di regali. Oh. Che cosa abbiamo qui? Conigli. No. I conigli, noi non ci siamo. Ho una domanda per voi, conigli. No. Che cazzo pensavate che succedesse? Lo starsi su un gigantesco bestione di ferro che sputa fumo nero. Chi non vi avrebbe visti? Beh, cosa in effetti c'è ragione, cioè. Vogliamo sapere. Non sono stata io. Voi siete dei problemi. O se li risolvete. Cosa? Io sarò il tuo problema. Il nostro vecchio ci ha sempre detto che la gente può creare problemi o risolverli. Il mondo ha già troppi fottuti problemi. E noi cerchiamo gente che ci aiuti a risolvere i problemi, i nostri perlomeno. Ok. Se risolvi e i problemi... con me che vuoi? Con noi sei a posto. E da me che vuoi? Cibo! Che vestiti! Vuoi? Armi! Ogni cosa che può servire. Bella elettricina. Pure l'assicurazione medica. Anche me la faccio lì. Ok. Ma se i problemi li crei, beh, papà ci ha insegnato cosa fare in quel caso. Crea problemi, deve essere risolto. Mm-hmm. Il vecchio ha risolto un sacco di problemi ai suoi tempi. Sì, cazzo. Quindi, conigli, siete... problemi? Chi è o quelli compagno che li risolvono? Risolviamo problemi. Abbiamo risolto problemi in tutto il paese. Possiamo darvi acqua potabile, costruire rifugi, tutto quello che vi serve. Potete farlo? Beh, cioè, non io, ma Rush, lui... Ecco, dare sempre colpa all'altro. Allora tu? Bravo, complimenti, il nostro risolvi tu sei un coniglio. Numero uno. Vai a farti fottere. Au! Hai finito? Mi sa che ho finito. Almeno spero. Allora. Cioè, spero sia l'unico che muore. Non mi guardare. Hai problemi per noi, caro il mio Rush? Ciao. Ok. Non ti avvicinare. No. Au, no. Tu sei matto. No! Ma che fai? Mi butti giù. Ok, sono già morta. Ecco la solita persona miracolosa che mi salva ogni volta, anche nel Far Cry 5. Svegliati, sveglia. Meno male che esistete voi, Ti ho vista sul treno, sei a capo della sicurezza, vero? Io sono... Sì. Quando sei finita in acqua, ho fatto in tempo a tirarti fuori prima che affogassimo. Grazie. Che carino. Purtroppo, io e te siamo le uniche che se la sono cavata. Gli altri tutti morti? Va bene. Ma scusami, Rush che mi ha buttata giù dalla roccia che ha fatto? Facciamo attenzione. Le gemelle si sono portate via Rush, però i guerrieri sono ancora in giro. Vediamo, dai. Sono proprio curiosa, mi sa che la storia comincia appunto da qui. E mia madre, andiamo. Lei saprà cosa fare. Insomma, andiamo dalla tua mamma. Ciao mamma. Ciao mamma di Carmina. Carmina. Insomma. Che strani animali. Dobbiamo seguire ancora un po' il fiume per arrivare. Wow, allora il posto è molto Far Cry 5. Sembra tutto così assurdo. Ma tanti colori nuovi. Devono aver visto il treno. Rosa. Appunto domina questo gioco ormai. Mia madre sempre inimitabile, cominciare da capo. C'è l'aurora boreale pure di giorno. Non eravamo gli What? Uniti vittime, ma mia madre è riuscita a unire i suoi. Stiamo scherzando. Cioè non so in realtà se esiste veramente di giorno. So che di notte, insomma, al nord, Finlandia, insomma, lì, quei posti lì. Ciao, bell'animaletto. Ma che gli è successo? Au! Fa? E niente, morto. Va bene, se ne stava lì così e si fa picchiare. Ok. Certo che cazzo. Comincia bene. Ma che roba. I colibrì. Fantastico. Wow. Doveva essere l'ultimo tassello che ci serviva per reagire.
Ora siamo messi peggio di prima. Con quello ci puoi fare un kit. Altri animaletti che se tiro il pugno stanno lì fermi? Insomma. Mi spiace per loro, cioè, se fanno tutti così. Allora io già comincio a raccogliere la roba, prendiamo un po' di salire qua. Magari trovo anche qua la roba. Allora gioco con... gioco con mouse e tastiera, quindi insomma non sono molto capace con il joystick. Perché appunto, come vi spiegherò anche magari più avanti, io non ho giocato tanto finora. Cioè questi sono... questo è il quarto gioco in assoluto che gioco. Ho giocato il Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, Far Cry 5 e poi ora questo qua, tocca a lui. Proviamo a fare l'arma, che in italiano quanto visto chiama sparaseghe. Facciamo finta di niente con questo nome. Fateci caso, insomma. Un nemico, vediamo. What? Due in un colpo. Bello. Insomma, per essere la prima arma, mica male. Vediamo, vediamo qualcos'altro. Holland Valley, ma... cioè, si vede che è proprio apocalittico, tutta rovinata, roba intorno diversa. A quanto sto capendo, insomma, la mappa è la stessa che hanno usato in Far Cry 5. Si vede che ci hanno messo... insomma, l'hanno modificata un po'. Non mi sembra la stessa. Vediamo un po' come funziona. L'ho ammazzato due in un colpo. Fantastico. Allora, ops. E come faccio? Mi hanno trovato! Mi ammazza così. Ma geniale sta arma, cioè... Wow, sono stata io o c'era qualcosa lì? No. Yeah. Ok, nice. Via libera. Più avanti c'è la galleria. Buono. Ok, dai. Continuiamo allora. Devo andare dove? Ok. Dove mi porti? Nel paradise? Bello. Siamo arrivati. Dove? Yeah. Cavolo, che paesaggio, ragazzi. Bello. Casa. Già, a quanto pare usano la stessa mappa, più o meno. Più o meno i nomi sono gli stessi. Spero mia madre stia bene. Vediamo se riusciamo appunto a riconoscere qualche posto. Allora dai, scegliamo il personaggio, vediamo un po' quale, insomma, io scelgo una che mi somiglia. Sicuramente non troppo abbronzata, visto che non lo sono. Questa? Mi chiamo Kim. Ciao, si Kim. Può dire che qui comando io. Scusa, so eh? Che ne hai già passate tante, ma la verità è che abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. E in questo momento ci sei solo tu. Pensavamo che voi ci avreste dato l'aiuto che ci serviva. Insieme avremmo coltivato, creato, sviluppato. Avremmo combattuto e respinto le gemelle. Quel sogno si è infranto. Quindi adesso dipende da noi. C'è molto lavoro da fare. Ti faccio vedere come vanno le cose qui. Allora. Questa è Prosperity. Se vogliamo avere una possibilità contro i guerrieri della strada, per prima cosa dobbiamo rimettere in sesto questo posto. Va bene. Le strutture per far crescere Prosperity non mancano. Abbiamo posti in cui possiamo costruire armi e veicoli, coltivare piante medicinali e altro ancora. Ah, va bene, basta. Solo due cose. Questa è Hope County. Per ottenere il massimo dalle nostre strutture,
Ci serve dell'etanolo per potenziarle. Etanolo? Sulla mappa trovi indicati gli avamposti dei guerrieri della strada in cui custodiscono l'etanolo che ci hanno rubato. Liberali per recuperarlo. Quindi uno dei obiettivi, insomma, è qui invece troverai gli specialisti, etanolo. Persone esperte in vari campi e in grado di aiutarci a contrastare le gemelle. Portali qui, renderanno Prosperity e anche te ancora più forti. Senza Thomas Rush, tutto questo serve a poco. Perché? Lui ha già creato degli insediamenti e senza la sua esperienza, Prosperity non potrà mai veramente crescere. Ultimamente le gemelle mandano la maggior parte dei prigionieri nella miniera di carbone. Comincerei a cercare da lì. È tutto. Salviamo Rush, troviamo gente per gestire le strutture e recuperiamo etanolo per migliorare la produzione. Questa è Prosperity. Va bene, l'hai già detto che questa è Prosperity. Ciao. E là, sono aperte le porte. No, questo si allena, va. Bravo. Va. Sei un vecchietto? Ah no, sembrava un vecchietto. Aveva i capelli grigi, insomma. Mi sembra un po' dalla struttura tipo la prigione di... Mi pare di capire che le gemelle ti tengano d'occhio. Cioè, questo corridoio qua, infatti c'era anche in Far Cry 5, per chi l'ha giocato si ricorda. Cioè, ditemi se non mi sembra anche a voi. Hai 9 vite come un gatto, vero? Più o meno. No, un po' di più, perché sotto muoio più volte. E rimbalza, cioè guarda, rimbalza un sacco. Quindi in teoria se c'hai due nemici vicini potrebbero prenderli. Yeah, di oxygen. C'è qualcuno che sta urlando alla grande. Ascolta, ma dove devo andare io? Ma se ammazza questa qua che succede? Oh! Aspetta! No, è morta! È morta! È morta! Cioè guerrieri, questi sono quelli lì in rosa, quanto ho capito. Devo ammazzarli perché mi danno roba. Più roba, perché sono loro stessi che raccolgono la roba. Cioè la roba non è in senso. La roba è utile. Camminiamo, via. Ascolta. Combattere contro i guerrieri della strada non è una passeggiata. No, infatti. Se ti trovi in difficoltà, puoi sempre costruire armi migliori con la roba che trovi a Hope County. E ricorda, la gente di Prosperity è sempre pronta ad aiutarti. Posso dire? No, guarda, ora ti raggiungo, se mi fai arrabbiare. Vieni qua. Cioè, io ho sprecato una sega. Una sega per spararti. Ora vieni qua che mi dai la roba. Dammi la roba. No, 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 nemici. No, nemici! Ecco, è scappato di nuovo quella lì. Mannaggia te. Oh, in due. Sto scappando! Corri! No! Brutta bestia. È una brutta bestia. Ecco. Oh. Vediamo che ci dai. Ma che... Oh no, ancora questi qua. Brutti questi qua. Ma... Veramente anche in Far Cry 5 questi qua facevano morire sempre e anche qua loro, no. Che succede? Qualcuno si è incavolato? Ah ecco, la vedi tu. Basta? Va bene.
Ma guarda te, ma allora la mia vita cioè dura pochissimo. Infatti dovrò, quando guadagnerò dei punti, dovrò migliorare un po'. Dai, per poco. Sì. È rimasto un nemico. Che cazzo è stato? Cosa ci facevi là dentro? No, grande. Finalmente trovo anche un bug. Ci andiamo giù, vediamo se si vedono le gambe. Geniale, va bene. C'è ancora un'altra me. Non ho visto orsi finora. Ecco. Mi ricordo la prima volta che ho giocato Far Cry 5, sono morta a causa di un orso. A parte il tacchino. Corri, corri perché c'è un orso e non ce la faccio ad ammazzarlo. Ecco, lo dicevo io. Era meglio non parlare degli orsi. Mi sembrava strano che non ci fossero più. Troppo bello. Wow! No, ancora! Cavoli, corri! No, cavolo. No, non ce la faccio ad ammazzarlo. Muoviti. Mi sta raggiungendo, lo sento. Wow! Brutto, ma porca vita, c'è un brutto maiale che non si apre. Sei una brutta bestia. Dove devo andare? Non sto capendo più niente. Ma hai disperato, cioè non mi molla. Qualcuno mi salvi! Spero mi ci posso arrampicare. Va, giriamo intorno. No. Mamma mia, quanta vita c'ha! Ecco. E ora scappa via, certo, mi hai ammazzata, scappi via. Mi odio. Perché gli animali devono ammazzarmi nel gioco? Avranno rinchiuso Rush sottoterra. Trova un modo per raggiungerlo e riportalo a casa. In bocca al lupo. Raccogliere un po' di roba. Lo stesso non... sparito. Sanguinosa. Oddio. Cristo, credevo fosse morto. Sei tu?
Avrei dovuto immaginarlo. Sei un po' violento. Sei tornata, eh? Sei una grandissima bastarda. Ce l'hai fatta. Beh, dovresti ringraziarmi. Insomma. Questo qua non è che mi convince tanto, cioè, sto Thomas Rush. Dobbiamo andarcene, adesso. È un po' strano che tutto dipenda, insomma, da lui. Non lo so, non mi convince tanto. Questa è la torretta, io mi... Vediamo, dai. Via, forza, forza! Yeah! Ciao, bellezze! Non riuscirai a scappare. Pure di notte, già non vedo niente. Wow! Guarda, vengono verso di noi! Sì, va bene, non verranno più. Faccio saltare letteralmente. Bang! Sono dietro di noi! No, non ti preoccupare. Non dureranno tanto. Che assalto! Sono dietro di noi! Dove? Non ci sono dietro. Yeah. Oh, 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 amico, calma. Arrivano da destra. Da destra, dov'è la destra? Non vedo. Nemici alla nostra destra. Cioè, ma tu hai, non so, una visione veramente... Sono alla nostra sinistra. Sinistra, sinistra. Dov'è? A sinistra. Sì, 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 sinistra, sinistra. E dietro però non è sinistra. Sinistra. C'hai ragione, scusami! Oh ma no! Oh, è bellissimo come saltano! Non ci stanno addosso, non ti preoccuparti, fatti fuori tutti! No! Sei un po' in ritardo, eh? Ma mi ricorda molto la parte iniziale del 5. Sì, infatti sì, mi dà. Cominciava esattamente così che dovevo sparare tutti quanti. Eliminiamoli! Vado fuori strada! Dov'è che non vedo? C'è uno ma non vedo dov'è. Oh, mi stai facendo girare la testa. Basta? Buono, dai! Siamo stati bravi! Posso guidare con questa gamba? Perché? Sai dove dobbiamo andare? Cos'è? Il resto del tragitto, pensaci tu! Sì? Ma se ti fidi che guido io? Sei sicuro? Io ci provo, eh! Allora qua, ti porto a Cassina! Wow! Che succede? Mamma! Oh, piano! Cazzo, Rush, ma come diavolo ti hanno ridotto? Non è niente, domani sarò come nuovo. Perché? Come l'ha ridotto? Cos'ha? Tu sei Thomas Rush. Devi essere la signora Rai. Carmina, quanto pare, lui Thomas Rush. Tua figlia è una forza della natura. Ne so qualcosa. Allora, le prime impressioni di questo nuovo Far Cry sono veramente buone. È un bellissimo gioco, sicuramente somiglia un sacco a Far Cry 5. Hanno ripreso appunto anche tante cose come la mappa, il che è piacevole perché sinceramente la mappa nuova non serve, trovi, insomma qui vedi anche cose che c'erano nel gioco passato, modificate perché appunto c'è stato la bomba e tutto quanto, però è bello. Hanno ripreso un po' le armi e hanno ripreso anche gli animali rompiscatole. Certe cose ancora non lo so, non so a cos'altro somiglia all'altro. Una cosa che mi dispiace un sacco è che il personaggio non ha personalità, cioè non parla, non dice niente. Io sono muta per tutto il tempo, non dico la mia opinione, non dico niente. Cioè loro mi fanno le domande e rispondono sempre a loro. Io non esisto.
questo sì, mi dispiace un sacco anche nel Far Cry 5, però comunque è bello, 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 non vedo l'ora di continuare, di esplorare nuove zone, e sicuramente penso che ci siano più zone come nell'altro, secondo me sarà così, vediamo. Se vi è piaciuto un video mettete un like, se non vi è piaciuto aspetto commenti per migliorare, perché il video sia più piacevole anche a voi. Quindi grazie della visione e ciao al prossimo video.